sono Isabella Tovaglieri, oggi è un giorno in cui si respira politica a pieni polmoni, una bella politica perché c'è anche la passione dietro a tutto quello che c'è in piazza oggi. Parte la campagna referendaria, le cifre della mattina sono importanti sulla giustizia, ti chiedo una battuta su questo innanzitutto. Sì, è una grandissima partecipazione, il referendum è la più alta forma di legittimazione popolare. Devo dire che oggi tra i sei quesiti ce n'è uno particolarmente importante che riguarda proprio il tema degli amministratori locali, che è l'abolizione del decreto Severino, che prevede la decadenza dai pubblici uffici anche in caso di condanne non definitive. È evidente che molto spesso poi i sindaci vengono riabilitati perché dichiarati innocenti e quindi riprendono la loro carica, ma molto spesso la reputazione è ormai distrutta, e questo è un tema che scoraggia anche molti personaggi della società civile a mettersi a disposizione della propria città. Noi finalmente abbiamo il nostro candidato qui a Varese, che è Matteo Bianchi, che è un parlamentare che si mette a disposizione della propria società e della propria comunità, ma non dobbiamo mai dimenticare la battaglia a favore dei primi cittadini che si mettono a disposizione e che devono essere tutelati per questo. Ti aspettavi una partecipazione così importante della gente sul tema della giustizia? No, perché molto spesso sembra che siano temi scollati dalla realtà, invece questa grandissima partecipazione dimostra quanto il problema della giustizia in realtà vada ad incidere nello specifico anche sulla pelle del singolo cittadino, e la partecipazione di oggi lo dimostra, che è un tema sentito anche nella vita quotidiana dei cittadini e non solo a livello politico.